Siamo al telefono con Geraldina Corotti, giornalista del Manifesto, storica firma dell'informazione anche sull'America Latina e conoscitrice profonda della situazione anche del Venezuela, dove è andata molte volte. A Geraldina vogliamo chiedere cosa sta succedendo in questi ultimi giorni in Venezuela. C'è stata la denuncia di un colpo di Stato, la richiesta di solidarietà da parte dei giornalisti minacciati di Telesur. Insomma, siamo ad un momento di nuovo drammatico della situazione di quel paese. Sì, intanto ciao, buongiorno a tutti e a tutti, ciao Jacopo, e così questo è un anno determinante per il Venezuela perché è un anno di elezioni parlamentari e le destre che non sono riuscite a risolvere la situazione in modo violento come avrebbero voluto l'anno scorso con le violenze di piazza, le guerrillas, eccetera, tentano ora di spingere, accelerare sul pedale dell'espulsione di Maduro dal governo appellandosi a una lunga, purtroppo nefasta tradizione, quella golpista che esiste in Venezuela. E si passa dal cosiddetto golpe suave a quello che poi finisce per essere una vera e propria proposta eversiva, articolata come sempre sugli stessi soggetti storici, prima di tutto la borghesia parassitaria e sempre rancorosa rispetto a quel poco che potrebbe perdere, non è tanto, che ha perso in Venezuela, e le forze armate, per fortuna sempre meno golpiste, però sempre, con sempre la presenza di qualche frangia disposta a queste avventure, Infatti cerca Maduro ha denunciato la presenza di un gruppo di ufficiali che comunque aveva programmato un vero e proprio colpo di Stato in queste ultime settimane, giusto? sì, assolutamente. È un gruppo di ufficiali dell'aviazione. L'aviazione storicamente è sempre stato lo zoccolo duro della parte più reazionaria in Venezuela, sempre restia a farsi educare, potremmo dire, ma così è, al socialismo, alla democrazia, alla difesa della legalità, da quel lungo processo che è iniziato prima ancora che Chavez andasse al governo con gli ufficiali progressisti e che continua tuttora. Abbiamo visto quell'immagine molto forte e molto significativa degli alti comandi a pugno chiuso che giuravano fedeltà al socialismo, gridando patria socialista, una cosa che ha fatto fremere di rabbia naturalmente l'equivalente della democrazia cristiana locale e anche molti dalle nostre parti che hanno sollevato una questione dicendo non si può ridurre le forze armate a un partito politico senza capire che cosa significhi davvero socialismo. E questo piano di colpo di Stato prevedeva intanto di bombardare una serie di obiettivi attraverso un aereo Tucano importato dall'esterno che è stato individuato e di cui sono stati forniti i particolari con mappe e tutto, sono stati trovati riscontri, e prevedeva questo bombardamento dall'alto e prevedeva il solito attacco purtroppo a Telesur. Io stavo lì l'anno scorso quando c'erano le guerrillas e Telesur è stata oggetto di violenti attacchi, c'erano detriti di ogni genere, molotov inesplosi davanti alla sede, e anche adesso sarebbe stato uno degli obiettivi principali. E i golpisti prevedevano anche per l'avvio del piano la pubblicazione in forma di spazio pubblicitario di un loro cosiddetto manifesto per la transizione, che è un vero e proprio manifesto del ritorno al passato, al neoliberismo, a tutte quelle nefaste misure per le classi popolari di cui il socialismo ha cercato e cerca faticosamente di liberarsi, dovendo affrontare da 15 anni una guerra, potremmo dire, di debole intensità costante, che ogni tanto ha questi picchi pericolosissimi perché sono appoggiati dall'esterno e perché fanno leva su, da una parte, l'inevitabile stanchezza di 15 anni di governo, da parte di usura, da parte anche
della leadership chavista che cerca di rinnovarsi, ma insomma ovviamente ha anche problemi interni, e dall'altro fanno leva su dei problemi seri dell'economia che la stessa borghesia crea per poi gridare e colpevolizzare, per poi gridare al fallimento del modello socialista e via discorrendo. Insomma, esiste una transizione in Venezuela, certamente non c'è il socialismo, la scomparsa del classismo in che meno, e neanche una situazione come quella che si è verificata a Cuba con la rivoluzione o ben prima con le rivoluzioni comuniste del 17 in Unione Sovietica. Esiste la compresenza delle classi borghesi e medio borghesi che comunque ricevono nelle urne oltre il 40% dei voti, almeno secondo le ultime. Perché ricordiamo che il processo rivoluzionario bolivariano è basato sul consenso, sempre vittorioso alle elezioni, e ancora una volta la destra interna tenta di non affrontare la questione dell'elettorale, ma interrompere la legittimità istituzionale prima anche di una verifica di consenso. Sì, è così, bisogna anche dire, però, e questo è importante capirlo qui, che il rapporto tra conflitto e consenso è realisticamente ben impostato da parte del Partito Socialista Unito del Venezuela. Si mandano giustamente in giro messaggi molto precisi: siamo un governo pacifico ma ben attrezzato alla difesa popolare attraverso le milizie, ben attrezzato teoricamente nel capire che anche per fare delle riforme serie, per portare avanti una transizione basata sul consenso, come stavi dicendo tu, è necessario essere attrezzati alla furibonda reazione della borghesia e quindi essere attrezzati all'estremo sacrificio. La lotta. Uno degli strumenti per resistere è anche quello appunto dell'informazione, di un'informazione diversa da quella dei media commerciali, dei media legati alla borghesia venezuelana, ed è questo il motivo anche di un'aggressività particolare nei confronti di Telesur e di quei media che rompono un tentativo di dare un'immagine anche interna destabilizzante, giusto? Sì, è così, ma c'è anche, hai detto una cosa fondamentale, perché l'informazione, non soltanto quelle pochissimi strumenti che sono nelle mani dello Stato, considerando che la stragrande maggioranza dei media sono media privati, appartiene ai media privati e ai grandi e di solito all'opposizione. Però quello che è importante è che esiste all'interno di questo latifondo mediatico, che ancora è lontano dall'essere stato molto ridimensionato, esiste però una grossa percentuale di media alternativi e comunitari che sono quelli che non sono solo uno strumento di informazione, ma anche un formidabile strumento di organizzazione, di agitazione, di costruzione di consenso a livello territoriale, a livello delle governazioni, a livello anche nazionale. Sono stati questi media comunitari legalizzati e sempre in trincea, in prima fila da Chavez, che hanno fatto scoprire nel 2002 il colpo di Stato contro appunto Chavez, che era stato completamente oscurato e occultato dai grandi media, dai grandi media internazionali, e che hanno rimesso in moto quelle straordinarie energie popolari che hanno consentito di riportare al governo il legittimo presidente, ma che hanno anche consentito di diffondere contenuti, organizzazione e la coscienza costante di un'allerta che è un'allerta politica oltre che un'allerta militare, che continua ancora oggi a essere completamente sulla scena. Geraldina Colotti è anche una delle animatrici di una rete di solidarietà che tenta appunto di dare anche in Italia un altro tipo di informazione, un altro tipo di conoscenza della realtà venezuelana. E da qualche giorno avete diffuso un appello e una dichiarazione di solidarietà con il Venezuela, avete anche degli appuntamenti di fronte a voi. Sì, questa rete è una rete, appunto una rete che si è data questo nome, Caracas Chiama,
con la maiuscola di chi ama, per intendere che esiste una empatia generale molto forte al di là delle frontiere, oltre le frontiere, e che poi si può riassumere nel senso forte dell'internazionalismo, e che significa, come era una volta, cercare di costruire un'alternativa vera anche e soprattutto nel proprio paese. Solo in questo modo infatti si può dare un sostegno grosso e vero a quelle realtà che già stanno costruendo una propria alternativa, come il Venezuela, che vanno difese. E c'è stata, questa rete si è formata, ha avuto un suo primo momento a giugno dell'anno scorso, adesso ci sarà un secondo appuntamento a Napoli, il primo è stato a Roma, e ha una sua pagina appunto con lo stesso nome, e ha una mailing list. Tutto questo lo trovate in rete. Questo appello è stato un appello, una delle numerose iniziative che sono state già messe in cantiere, non solamente in sostegno alla rivoluzione socialista bolivariana, ma anche di riflessione su cosa può voler dire anche da noi rimettere al centro un corretto rapporto tra conflitto e consenso di fronte all'attacco sempre più forte anche da noi dei poteri forti, dei venti di guerra e delle barbarie sparse per il mondo dall'imperialismo, che poi ci ritornano tutte intere senza che si abbiano gli strumenti per capire da dove questo ci viene fuori. Quindi l'invito è a qualunque tipo di realtà, sulla base però di un manifesto di principio molto chiaro che abbiamo fatto, che esclude ovviamente ogni partecipazione di fascismi veri o mascherati, di razzismo, di sessismo e delle nostre barbarie odierne. Fatto salvo questo, lo trovate in rete, è un invito a tutte le realtà a partecipare, mettendosi appunto in rete, non per chiudere le iniziative e il lavoro, ma al contrario per allargarlo e per farne, per costituire dei, potremmo dire, moltiplicatori di coscienza. Ringraziamo Geraldina e ci vediamo a queste iniziative, di cui daremo sicuramente conto, perché facciamo anche noi come Libera TV parte di questa rete che cerca appunto di rompere, tra l'altro, un certo modo di informare sul Venezuela, che è parte della guerra di aggressione contro quel paese e il suo progetto. Grazie Geraldina e alla prossima. Grazie, ciao.